L'impalcatura era in pelle nera, con caratteri d'oro. Anche il taglio della carta era d'oro. Quando fu abbastanza vicino da leggere il titolo e il nome dell'autore, sgranò gli occhi. Di colpo il flusso di parole si interruppe. I tremiti cessarono. Fissava ancora il libro che stringeva nella mano, ma l'espressione di panico era svanita. Rivolse di nuovo l'attenzione sul libro. Lui sapeva l'italiano, non leggeva in quella lingua da molto tempo e non era sicuro di conoscerla abbastanza bene da riuscire a proteggersi, ma doveva tentare. Aveva già letto quel libro. Era un libro magico, in una lingua magica. I libri di Luca, di Michael Birkegaard.